rieccomi, tutta per voi. Allora, fatto questo, vi ricordo che la luce è bianca, quindi per il momento ci accontentiamo. Vado a fissare tutto con la mia Create Transformer e Transform la Face Palette. Ve ne parlai in un video passato. Io mi sto trovando veramente benissimo, davvero davvero bene. Prendo il mio pennello e vado a stendere tutto con la cipria, anche se no, voglio usare questa qui, la banana powder. La vado a mettere col pennello da cipria per fissare tutto. È un po' polverosa, mai come la matte fixing, quella là proprio totalmente bianca. Ok, cerco di essere il più veloce possibile, però ve li devo fare vedere bene i prodotti. E vado a prendere questo pennellino, cioè, secondo voi, no? In una palette da viso, che generalmente per il viso usiamo questo, mi dite voi, cioè, questo? Ma ne vogliamo parlare? Cioè, secondo me l'unica cosa a cui serve questo qui è quello per mixare i colori. Vi ricordate che vi parlai che si possono mischiare tra di loro? L'unica cosa è per quella, perché altrimenti sarebbe praticamente per la faccia di Polly Pocket. Questo qui. Ma la ricordate Polly Pocket? Che carina, io ne avevo tantissima. Allora, andiamo a prendere come colore questo qui. Andiamo a prendere un mix tra questo e questo. Prendiamo poco. Va bene, potete anche. Ok, ora si vede. Poi lo andiamo a sfumare, altrimenti sembro Heidi. E noi non vogliamo l'effetto di Heidi, ma soltanto un effetto salutare. Che non è salutare. Ok, non vi preoccupate che ora andiamo a tranquillizzare un po' il tutto. Tutto questo perché vi volevo fare vedere. Allora, l'acquisto di oggi ve l'ho fatto vedere. Questo acquisto della palette e dei correttori. Un'altra cosa che vi volevo fare vedere, però ancora ci dobbiamo arrivare, sto cercando di fare il più veloce possibile. Allora, sugli occhi io volevo mettere ho una non so che colore mettere. Ho qualcosa di fresco o qualcosa di più. No, facciamo una cosa. Facciamo così. Così, mentre ho usato quella, vi faccio vedere l'altra palette, ossia quella per gli occhi. È bellissima, bellissima. Anche questa si possono mischiare i colori. E vado a prendere qualcosa di molto leggero, quindi un rosa. Vediamo. Molto leggero. Molto molto leggero. Lo so, è un po' improvvisato questo video, dovrei farlo con la luce. Però se voi vedete da qui la parete, vedete che il sole sta tramontando, se già non è tramontato in buona parte, e quindi non mi permette di avere una luce. Quindi vedete, questo è molto delicato. È scimmerino anche questo, però io lo voglio leggero. E poi vado a prendere un altro colore, questo qui, e lo vado a miscelare, tra l'altro, nella parte solo finale dell'occhio, solo nella parte finale. Ricordiamo sempre di alzare, non di andare a scendere, per scurire. Soltanto di qui. Ora mi dispiace davvero, però
però io credo che voi lo vediate, che sono colori molto, molto, molto delicati. Ma a me va bene così per il momento. È un trucco velocissimo, proprio veloce, veloce, veloce. Con il dito prendo il bianco. Prendo questo pennellino da sfumatura. Ok. Tra l'altro, quest'anno sta andando tantissimo tutti questi colori luminosi, ma non sono io a dirvelo perché penso che se fate un giro anche su Instagram a vedere tutte le novità per chi ama il make-up. Ok, le sopracciglia le avevo già fatte prima. Finisco con questa qui e metto il mio. Metto questo, o metto. Allora, io per il momento sto utilizzando. Che non riesco a trovarlo ora. Praticamente, se dovreste vedere praticamente la mia postazione, è un manicomio completo. Allora, volevo utilizzare questo qui. Dell'Essence, però ci ho ripensato, è quello che utilizzo in questo periodo, è questo. Gli occhi sono molto naturali. Io vado a mettere. Vi ricordo che io mi sto truccando direttamente nella. Non ho lo specchio, quindi direttamente tramite la fotocamera. Quindi perdonerete se ci sono degli errori. Cioè, no, degli errori, se non riuscite a vedere bene. Allora, io è un po' un'impresa. Tra l'altro, questa palettina dei correttori dell'Essence non l'avevo mai presa. Stamattina stavo per prendere quella della Deborah che mi ispirava tantissimo. Poi, al momento di pagare, ci ho ripensato all'ultimo momento.